questa settimana l'associazione Spazio Giovane ha installato all'interno del centro abitato 6 pannelli illustrativi in 6 luoghi simbolici o storici del paese. Questo appunto davanti alla chiesa Maria Santissima Immacolata, uno in piazza Matrice che parla della Torre Duca di Sala Paruta, uno in corso Lungarini e poi in 2 monumenti importanti per la nostra cittadinanza. Uno davanti appunto alla stele di Andrea Raia, che è un nostro concittadino che ha lottato appunto contro la mafia ed è stato ucciso dalla mafia, sindacalista, e davanti la stella è dedicata invece ad Orazio Costantino, un carabiniere appunto che in servizio a Casteldaccia è stato ucciso sempre dalla mafia. Una settima tabella sarà poi installata alla stazione ferroviaria come inizio del percorso che abbiamo creato, oltre che poi un altro punto importante, storico, Piazza Ungheria, ovvero nel quartiere Balate, che è uno dei quartieri più antichi del paese. L'obiettivo di questa iniziativa era quello di far conoscere sia ai cittadini ma anche ai turisti che ormai per tutti i mesi dell'anno appunto alloggiano nel nostro paese un po' la storia che ha coinvolto Casteldaccia nei secoli. I cittadini e i turisti, oltre a visionare le tabelle e quindi vedere il punto in cui sono installati, hanno la possibilità di scansionare il QR code presente nelle tabelle e leggere appunto la storia di quel luogo, oltre che a visionare delle foto e dei video. L'obiettivo è appunto quello di far portare via con sé ai turisti un pezzo un po' della nostra storia. Per l'iniziativa abbiamo ricevuto una sponsorizzazione da una ditta privata che ci ha aiutato nella realizzazione di questi cartelli, oltre che ovviamente l'amministrazione comunale che ha dato il patrocinio gratuito e l'autorizzazione all'installazione di questi cartelli. Quindi diciamo per noi è un po' un punto di partenza, una prima infrastruttura turistica in questo paese, con l'obiettivo poi di creare altre iniziative che possano favorire un po' il turismo, che è uno dei nostri principali obiettivi di lavoro della nostra associazione.